Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti sul mio canale. Oggi è martedì e quindi esce un nuovo video delle Makeup Angels, quindi un video che riguarda me, Fabiana e Betty. Per questa settimana abbiamo deciso di mettere i nostri must have, i nostri forever and ever per quanto riguarda le palettine occhi, e avendone un bel po' tra palette e palettine, perché lo dobbiamo dire come si deve, perché sennò la Lizzy mi manda frecciatine. Ne abbiamo veramente un bel po'. Devo dire che come palette mi piacciono tantissime. Infatti, ho acquistato altre palettine che mi devono arrivare a giorni. Quindi vi faccio vedere ovviamente quelle che io ho utilizzato realmente. Perché vi potrei mettere anche palettine quelle per quanto riguarda Colourpop, ma no. Non li ho utilizzate così tanto da farvi una recensione. Quindi io vi metto le palette che ho utilizzato veramente e che mano a mano che le ho utilizzate mi sono piaciute. Ho soltanto truccato gli occhi e ho un balsamo labbra sulle labbra perché siccome sono uscita, sono andata a mangiare fuori, automaticamente non ho truccato il viso, non ho fatto niente nel viso perché avendo la mascherina non mi andava di soffocare più di quanto, diciamo, il caldo, quello più atroce, l'abbiamo preso oggi proprio. Perché dice devi uscire? Durante 365 giorni stai a casa, quel giorno proprio fatidico sei uscita. Proprio l'abbiamo beccato, il caldo torrido. Comunque, allora, abbiamo diviso queste palette in, vi faccio vedere, tipo 4 palettine low cost e 4 palettine high cost. Palettine. Allora, io inizierei direttamente per quanto riguarda il low cost. Vi faccio vedere una palette, ma che equivale a tutte le altre uscite per quanto riguarda Kiko. Considerate che io le ho prese scontate, però anche a prezzo pieno non sono delle palette che costano così tanto. Queste sono le palettine della Kiko, in edizione limitata, queste così, e queste mi sono piaciute tantissimo. Vi faccio vedere questa, mi è piaciuta tantissimo questa, poi quelle che ho utilizzato ovviamente, questa qui con il grigio, molto molto bella, pigmentatissima. Poi ho utilizzato questa in questa confezione così. Bello questo malva, questo violetto, bellissimo. E poi non mi ricordo se questa era l'ultima con il packaging rosso. Di queste qui trovate per ogni palettina che vi ho fatto vedere, trovate sicuramente un tutorial se cercate nella mia pagina di YouTube. Trovate i tutorial, sono delle palettine ottime. Io preferisco questi qua, i quad, perché li trovo utili e anche tipo se vi dovete spostare, se vi capiterà di spostarvi, visto che adesso si può fare sempre in cautela ovviamente. Sono delle palettine ottime perché ve le potete portare in giro, sono piccoline, potete fare anche ritocchi e sono veramente l'ideale. Un'altra palette che vi ho fatto anche il video, un tutorial, sono queste qui di Wycon. Mi piacciono tantissimo. Queste le ha consigliate quando fu la Lizzy, infatti fu lì che iniziò la nostra amicizia. Mi trovo bene, la pigmentazione è ottima. Io non vi posso parlare di tutte le palettine, io vi posso parlare di queste perché le ho utilizzate e sinceramente mi sono piaciute tutte e due. Ho fatto un make up sia con il verde che c'è in questa palettina, sia con questa. Questa, se non mi sbaglio, la trovate anche sul canale. Ho messo un video un paio di giorni fa con un make up. Devo dire che sono buone, proprio sono buone. A me piacciono tantissimo la pigmentazione, la sfumabilità degli ombretti. Si fanno fallout, ma a me non interessa perché io scuoto il pennello e poi applico l'ombretto, e soprattutto la base io la faccio sempre dopo, quindi di questi problemi non ne ho. In base al prezzo e tutto, sinceramente, visto che adesso proprio sono scontate, io li acquisterei proprio ad occhi chiusi. Un'altra palette che la metto io, sì, un'altra palette, stavo pensando al prezzo. Vabbè, vado avanti. Un'altra palette che per me è la preferita in assoluto è quella di Carmi Mua.
Sapete tutti chi è inutile dire chi ha fatto questa palettina, perché veramente io l'ho conosciuto tramite questa palettina e adesso lo seguo sempre in tutti i suoi spostamenti, perché mi piace tantissimo sia lui che il suo modo di parlare ai ragazzi e tutto. Mi piace veramente tanto. E questa è la palettina che lui ha fatto e devo dire che ha utilizzato dei colori bellissimi. Un arcobaleno veramente di colori molto molto belli, specialmente l'ultima fila che sarebbe la prima se la vedete in alto, se la vedete messa dritta, diciamo. Questa paletta ha questa righetta che ha degli ombretti molto ma molto pigmentati, li potete utilizzare anche bagnati, ma io sinceramente li utilizzo col dito e fa la sua porca figura. Sono bellissimi, specialmente il mio preferito è questo, è l'ultimo. Questo qui è una cosa eccezionale e assomiglia un po' a questo qui di Wycon, che sarebbe poi una specie di blue brown di MAC, ed è bellissima, proprio ha una pigmentazione di colori stupenda, veramente stupenda. A me piace perché hai dei matte che scrivono alla perfezione, ha questi ombretti che hanno, cioè, soltanto perché li toccate col dito, cioè hanno una luce già che fa tutto il make-up da solo. È davvero proprio un'ottima palette, ottima, ottima, ottima. Poi, allora, vi ho fatto vedere Kiko, Wycon, Carme, quindi di Revolution, e adesso vi faccio vedere quelli di la quarta palette che vi faccio vedere sono le palette di Catrice. Vi faccio vedere queste due perché per me la scrivenza è uguale per ambedue le palettine. Infatti, per questo ne conto uno, nel senso quelle di Kiko ve ne ho fatte vedere 5, ma è sempre una che tra virgolette equivale perché sono delle ottime palettine. E lì vi ho fregato Angel perché ogni volta voi mettete più cose di me. Questa volta mi ho fregato io. Allora, la palette che ho utilizzato per quanto riguarda questo make-up che mi vedete è questa e si chiama Reach Up for the Sunrise. Reach Up for the Sunrise, ho utilizzato questo. Io ho utilizzato questo sulla piega, poi gli ho messo questo qui proprio alla fine dell'occhio. Ho utilizzato questo qui nella parte iniziale dell'occhio, cioè su tutta la palpebra, scusate, e questo ho sfumato i bordi laterali. Poi all'interno dell'occhio, no, poi ho sfumato questo qui, proprio al di sopra. All'interno ho messo un glitter di Colourpop. Devo dire che queste palettine sono fantastiche. E questa, da questa qui invece mi piacciono i verdi. Questa è la Sunshine Hit Me Up, questa qui, e ve la faccio vedere se riesco ad aprirla, sì. Ed è questa, e i verdi che ha questa palette sono una cosa eccezionale, veramente, sono bellissimi, cioè hanno una pigmentazione strepitosa e gli ombretti scrivono che è una meraviglia. A me piacciono tantissimo i verdi di questa proprio i verdi sono bellissimi. Ho già fatto dei make-up con questa, non mi ricordo se le ho pubblicate o meno, ma sono de delle palette ottime. Io di Catrice non ho avuto tante palettine, ma queste mi sono piaciute tantissimo. Queste le ho viste ovviamente sul canale di Giulia Cova, lei ne parlava benissimo e quindi ho voluto provare anch'io. E devo dire che sono delle ottime, ottime palettine. E quindi questo per quanto riguarda i 4 Forever and Ever, ma ovviamente metto anche Cholli e metto Julia's Place. Allora, questa è l'unica pecca di queste palettine, è che c'è il rischio dogana, quello. Però le palettine costano veramente poco. Considerate, se avete visto il mio video per quanto riguarda acquisti fatti proprio da Julia's Place, ho pagato la dogana. Ho pagato la dogana e in base a tutto quello che io ho preso, se non mi sbaglio, erano 30 euro di dogana. Non è tanto, considerando la qualità delle palettine, queste da 6. Io vi faccio vedere questa che è la The Nubian Royal, che è la mia preferita in assoluto. Ho già provato le altre, però questa è la mia preferita in assoluto. Ieri ho fatto un make-up solo con questa palettina e mi è piaciuto tantissimo. Il packaging esterno è questo e questa è la palette.
La faccio vedere adesso da vicino ed è uno splendore. Non vi faccio gli swatch perché sto uscendo di nuovo, sto andando da mia mamma a prendere il caffè, però considerate proprio la pigmentazione di questa palette. Ho fatto un video, ma ho fatto un video per fare un reel su Instagram perché ho visto che qui non ve li cagate per niente. Ho cercato di fare tipo un piccolo tutorial per quanto riguarda Instagram. Se posso vi metto una foto, se no andate a vedere Instagram, che vi costa. Comunque bellissimi, questo l'ho messo su tutto l'occhio e poi ho sfumato questo, questo e questo qui. Bellissima, una bellissima palettina, una bellissima pigmentazione. Ovviamente dovete fare sempre, io vi consiglio di farlo sempre dopo la base, perché ovviamente i glitter cadono, anche gli ombretti, la polvere degli ombretti cade, quindi io preferisco sempre fare dopo la base, perché sinceramente io lo preferisco. Allora, queste erano per quanto riguarda le palette low cost, quindi a basso prezzo. Poi in caso vi metterò i prezzi giù nell'info box, è inutile farveli vedere ogni 5 secondi. Per quanto riguarda le palette high cost, ne ho un bel po' da farvi vedere. Allora, la prima di tutto Anastasia fa delle palette fantastiche, la pigmentazione delle sue polveri è una cosa eccezionale. A me quella che piace di più è questa qui, che è la, come si chiama? Oddio, come si chiama? La Jackie Aina, ed è questa. Perché mi piace questa? Perché ha i colori che io adoro in assoluto, ovviamente. E considerate che ho una fissa anche per il verde. Vedete, anche qui c'è un verde. Dov'è? Qua sotto. Anche qui c'è un verde. Casualità, mi sto fissando con il verde. Questa è una palettina fantastica. Per quanto riguarda gli ombretti matte, hanno una scrivenza ottima. E per quanto riguarda gli shimmer, soltanto col dito fate l'applicazione e veramente ve li dimenticate sull'occhio. Mi piacciono tantissimo. Io spesso questo qui lo utilizzo per fare all'interno dell'occhio, per la luce all'interno dell'occhio, ed è fantastica come palettina. A me piace tantissimo. Questa la considero come mettere, diciamo, come ho fatto con Kiko, tutte le palettine di Anastasia che io posseggo, la Norvina e le altre. Poi un'altra palettina che è la mia preferita è la New Nude di Huda Beauty. Sapete tutti che lei ce l'ho nel cuore perché mi piace tantissimo, sono i colori che io utilizzo tantissimo. Mi piace, veramente mi piace tanto, specialmente in malva, perché questa sinceramente è quella che mi identifica di più, perché io adoro il malva in tutte le sue versioni e in tutte le sue sfumature. Sinceramente mi strapiace tantissimo ed è molto molto bella. La pigmentazione è fantastica. Gli ombretti, anche questi qui con quelle pietruzze, quei pigmenti, sono bellissimi. Anche i glitter sono fantastici, ma a me piacciono di più i matte. Devo essere sincera, tra tutti mi piacciono di più i matte. Il mio preferito ovviamente è Lace e Tease. Queste sono le mie preferite. Sapete tutti che io l'adoro questa palettina, infatti ogni volta la metto sempre nei preferiti per quanto riguarda le palette. Un'altra palettina di Huda Beauty che mi piace tantissimo è questa, la Mercury Retrograde. Oltre che mi è stata regalata dalla mia migliore amica, quindi ha un valore aggiunto, in più ha dei colori fantastici. Ve la metto così perché sennò c'è lo specchio. Ha dei colori fantastici. Cioè, voi mi dovete dire se questa palettina vi dice, vi racconta il make-up da fare. Non so se si vede perché ho le luci sparate. Non so come farvela vedere perché ho le luci proprio sparate in viso, perché sto facendo il video di pomeriggio e quindi non vorrei accecarvi. Ecco, qui si vede proprio la pigmentazione degli ombretti. Sembra tipo che non è stata utilizzata. Ottimo! Questo è il mio preferito, questo è il mio preferito, veramente. L'unico che non mi piace è questo, perché questo qui l'ho utilizzato. Questo l'ho utilizzato ma non mi è piaciuto, sinceramente, si sgretolava e questa cosa non mi piace. Per quanto riguarda tutto il resto, no, mi piace tantissimo. L'unico che non ho utilizzato sono questi due. Questi due non li ho mai utilizzati, però tutto il resto l'ho utilizzato. Mi piace tantissimo, mi piacciono i verdi, è inutile, mi stanno piacendo i verdi, ma stranissima sta cosa.
Però ottima palettina, ottima palette, la acquisterei per la seconda volta perché mi piace tantissimo. Cioè, se la mia amica non mi faceva questo regalo, l'avrei presa di sicuro io. Poi, siamo a 1, 2, 3, la quarta. La quarta palettina che vi faccio vedere, che sarebbero due, perché mi piacciono tutte e due, sono queste qui di Natasha Denona. Infatti, se vedete il prossimo video di Sephora, io il prossimo video per quanto riguarda acquisti di Sephora, ho preso le altre due di Natasha Denona. Purtroppo di queste qui grandi c'era una che era scontata proprio a 40 euro, ma si trovava soltanto a Milano. Io ringrazio Sephora che fate queste distinzioni tra regioni. Comunque, vi faccio vedere quella piccolina che mi piace tantissimo, che è questa, che è la Mini Zendo Palette. Mi piace tantissimo perché ha i toni del rosa, ovviamente. L'ho già utilizzata, mi è piaciuta tantissimo, mi piace perché si sfumano benissimo, la pigmentazione degli ombretti è fantastica e soprattutto perché è piccolina e la potete portare anche in giro. Se io devo truccare, ad esempio, devo truccare a mia mamma o mia sorella, me la posso portare direttamente nella borsa con i pennelli e tutto, e già ho diciamo, un trucco make-up soltanto con una palettina, perché mi piace veramente tanto. Questo ovviamente ha dei colori che vanno sul rosa, forse se lo lascio così si vede meglio, vero? Sì. Che va sul rosa, mi piace, specialmente questo è una cosa eccezionale, eccezionale veramente. Poi l'altra palettina invece che vi faccio vedere sempre di Natasha Denona, che è la mia preferita, avendo anche un'altra, però questa è la mia preferita, è la Triochrome Palette. È bellissimo, ho fatto già dei make-up, mi sono piaciuti tanto. Ieri o l'altro ieri ne ho fatto un altro perché mi sto truccando e ogni giorno faccio dei video. Perché sinceramente sono sempre a casa, non faccio mai niente. L'unico posto dove vado è a casa di mia mamma, quindi in un certo senso mi stavo anche un pochettino trascurando, perché col fatto che non si può uscire più come prima, oggi abbiamo fatto un'eccezione, però di norma non usciamo più come prima. Automaticamente stavo sempre con la tuta, senza truccarmi, senza sfogarmi, perché io il make-up lo utilizzo come valvola di sfogo. E quindi ho deciso di provare le palettine e quindi di provare make-up in continuazione. Quindi ho fatto dei make-up anche così per andare a prendere il caffè da mia mamma. Comunque ho utilizzato la Triochrome ed è fantastica, cioè ragazzi, è fantastica, fantastica. Io ho utilizzato per il video, per il make-up che ho fatto, questa strisciolina qua, tranne questo, li ho utilizzati tutti. Cioè, vedete, non so se si vede la polverosità, vedete, nello specchietto c'è polvere, perché sono molto 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 polverosi, però sono molto 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 pigmentate. C'è una cosa eccezionale, i colori mi piacciono tantissimo. C'è la striscia questa qui dove c'è il verde, viola e questi sono glitter, cioè glitter pressati che hanno una scrivenza fantastica. Veramente dovete vedere le foto e i video che faccio per vedere se ne vale veramente la pena. E per me sì, per me questa palettina è fantastica. Infatti mi sono piaciute tantissimo le polveri e questo tipo di palette, che ho preso altre due palettine che poi vedete nei video di acquisti di Sephora. Questa è fantastica, cioè questa palette è una cosa eccezionale. Io la volevo perché l'avevo messa, se vi ricordate, nel video del Black Friday, dove avevo fatto la lista, in caso ve lo metterò qua sopra, e automaticamente sapevo al 100% che l'avrei presa. Il mio Jolly, che è un Jolly, ma perché è un Jolly, 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 è una palette, proprio palette perché è grande, ed è questa, ed è una palette di Be Perfect Carnival 3. Questa l'ho presa perché l'ha nominata spesso in tutti i suoi video Luca, Liquors Beauty, e sinceramente proprio mi ha fatto venire la voglia di acquistarlo. Infatti l'ho presa, e l'ho presa anche con un codice sconto suo, se non mi sbaglio. Bellissima, l'ho utilizzata un sacco di volte. Ho partecipato anche a delle masterclass con Vittoria Benfenati. Vi linkerò il suo canale sotto, ma lei è conosciutissima perché lei è bravissima. È veramente stata
una dolcezza come persona, veramente bravissima, Vittoria proprio, io vi consiglio, infatti quando lei farà altre masterclass io vi taggerò il suo profilo e lo pubblicherò, perché se avete la possibilità partecipate, perché è una ragazza veramente, ma di una squisitezza enorme, ma dolcissima veramente. Io mi vergognavo perché ero, si può dire, ero la più grande di tutti, ma lei mi ha trattato benissimo, ma benissimo. Anche i ragazzi che hanno partecipato, sono stati molto gentili, abbiamo fatto, ovviamente abbiamo scherzato e tutto, cioè abbiamo passato, non mi ricordo che era più di 2 ore, ma senza renderci conto del tempo che passava, cioè stupendo, veramente una cosa eccezionale. Sinceramente non vedo l'ora che si inizi a fare di nuovo queste masterclass, visto che non posso andare a fare una scuola di make-up. Allora, la palette è questa, ve la faccio vedere, vabbè, c'è uno specchietto, io che mi ha già sbattuto nella faccia. E la palette è questa. Se volete, devi fare dei trucchi particolari, se cercate un colore in particolare, qui lo trovate. Hanno un arcobaleno di colori. Questa è veramente una. Si chiama Carnival 3, però è il rainbow, proprio una cosa bellissima. E mi piace proprio perché in questo periodo, proprio in base a quello anche che si sta sentendo in giro, sono questi i colori che io voglio vedere in tutti i make-up, proprio colori, colori sul viso, indifferentemente dal tuo colore di pelle, indifferentemente dal tuo genere, dal tuo essere. Bellissimo, questi sono i colori che voglio vedere sul viso di tutte le persone. Questi sono i colori dovete vedere nel viso delle persone, non la tristezza, la consapevolezza di che il trucco vi possa dare più, non lo so, a me ad esempio dà più allegria, dà più sicurezza, mi piace tantissimo perché mi fa uno sguardo più particolare, quindi mi piace utilizzare le palettine, quindi io vi consiglio il make-up come terapia, perlomeno per me è azzeccato. Comunque, questa è la mia palette jolly per palette, giusto? Ho detto una cosa giusta. Questa è la mia palette jolly per quanto riguarda l'high cost, tra virgolette, perché non è proprio high cost. Io l'ho presa a 40 e passa euro, quindi la consideriamo high cost perché non è low cost. Comunque, queste sono tutte le palette che volevo farvi vedere. Ve ne avrei voluto. Allora, come palette ne ho tantissime. Di vari tipi, di vari generi, di vari prezzi, però quelle che mi piacciono realmente, che adoro in assoluto, sono queste. Spero ovviamente che il video vi sia piaciuto. Guardate, cioè io ve lo dico, ma ve lo dico con calma e sangue freddo. Andate subito a vedere il video delle Angel. No, nel senso, avete finito di vedere il mio video, mi è piaciuta tantissimo la vostra compagnia e ora, ovviamente, tutti insieme dobbiamo andare a vedere il video delle due Angels per vedere cosa hanno combinato. Ovviamente io questa volta le ho fregate perché ne ho messe di più, almeno spero, perché loro mi fregano sempre. Cioè, ci avete fatto caso? Scrivetemi un commentino se avete fatto caso che loro mettono sempre cose in più di me. Ovviamente loro sono molto più esperte, si utilizzano i prodotti molto più di me e quindi è una cosa normalissima, però a me fa piacere fare questi video con loro. Per quanto riguarda questo video è tutto, io saluto le mie angels e ovviamente vi rimando l'appuntamento a martedì prossimo. Per quanto riguarda questo video è tutto, io vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!